come Marco Rossi. Milito deve uscire dall'area di rigore perché il Palermo ha tutti i giocatori lì a parte Cavani. Prova ad allargare proprio per Jankovic che fa la sponda in mezzo. Interessante per Ferrari. Arriva Milanetto, la palla dentro per Jankovic, posizione regolare. Jankovic al centro e il pallone in rete. Criscito 1-0. Mimmo Criscito all'88esimo minuto sblocca il Genoa. Quarto posto, ancora più saldo per i rossoblù. E ha sentito Jankovic che stava per essere cambiata, ha regalato un assist al bacio a Criscito che ha suggellato secondo me un partitone. Criscito ha giocato benissimo. Forse entrava lo stesso la palla senza il tocco di Criscito. Probabilmente sì, però il suo tocco a secondo me è bufalito Maurizio, eh? A me è bufalito. Io non credo tanto per il fuorigioco, ma credo per un fallo precedente a inizio azione su cui stavano indicando tutti che c'era un fallo precedente prima del gol, prima del cross di Jankovic. Giovanni. No, invece a quanto pare chiedono proprio il fuorigioco, Riccardo. Bovo è andato da Trefoloni e ha detto è fuorigioco di un metro. Adesso dalle immagini voi lo capirete sicuramente meglio. Intanto, lo possiamo dire, non c'è assolutamente nulla perché Kier lo tiene in gioco, no, la posizione è regolare. Assolutamente. Cioè, intanto scusami, Kier, ti volevo dire che si è fatto male anche Biava, quindi probabilmente uscirà lui e non più Jankovic. Per il momento rimane in campo, Rossi si è rimesso la tuta, comunque zoppica Biava. Aspetta però perché forse se la tocca poi Oliveira... No, dopo l'ha ritoccata a Kier. Ma se la tocca Oliveira...